Ciao a tutti ragazzi da Zebra, un video a volo devo fare. Questa sera dovrei andare a vedere, andremo a vedere la nostra Juventus e sinceramente non vedo l'ora. Ma dopo aver visto Manchester City e Manchester United 6-3 con lì davanti un Haaland mostruoso ragazzi. È mostruoso. Ma soprattutto, visto che le prime giornate veniva criticato, doveva solamente entrare negli schemi di Guardiola. E poi come fa a giocare la squadra Guardiola? Ma come fa a giocare? Vedete la differenza di un allenatore quando vale? Sì, voi mi direte, sì, vorremmo avere anche noi quei giocatori. Per carità, hai ragione, è vero. Ma non sono tutti Haaland. Non sono tutti Haaland in quella squadra, raga. Non sono tutti Haaland. Vi ricordate Cancelo, la Juventus? Gioca un certo Cancelo lì. Non riusciamo a farlo giocare noi. E vedi come gioca adesso lì. Sì, viene aiutato da quelli più forti, raga. Non sono tutti Haaland. Lì c'è proprio la mano di Guardiola. Guardiola è uno che è un fissato. È un malato. Da ricovero, lo devono ricoverare quell'allenatore, lo devono ricoverare urgente, perché è troppo pignolo, è troppo fissato. Però poi vedi, quando vedete giocare quella squadra, quando vedete giocare le sue squadre, e io adesso come faccio a vedere a giocare la Juventus? So già quello che mi aspetta. Andremo a vedere l'anticalcio. Come fai? Questo dico io. Lo so. Vedremo solamente il calcio. Vieni qui. Sono a passeggio. Come fai a vederlo? Come fai? Vedrai solamente l'anticalcio. E già la cosa mi fa star male. Solo questa cosa mi fa star male. Perché vedere una squadra giocare in quel modo e poi andare a vedere la Juventus. Ragazzi, non lo so, perché so già che soffriremo col Bologna. Io me lo sento che col Bologna soffriremo, giocheremo male. Può essere pure che vinceremo 1-0, ma sofferto, ho giocato male. Cioè, sincero, guarda, forse molte volte preferisco perdere, ma almeno sai di aver giocato bene, averti divertito, poi anche perdere, può succedere. Però so già quello che ci aspetta. La cosa mi fa già venire l'angoscia. Complimenti al City, complimenti. Manchester United non c'è proprio, cioè non esiste, cioè non, sì, ha fatto 3 gol, però sappiamo com'è una partita in Premier, è imprevedibile, poi il ritmo molto veloce, basta che cali poco o ti accontenti di quel risultato che hai fatto e pam e vieni punito, eh. Quindi non è questo adesso il discorso, però è il City un altro pianeta. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.